Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Terzo anno del ciclo Capolavori raccontati e ringrazio di essere presenti perché, come dire, è un momento di incontro e di riflessione che in questi anni ha sempre avuto uno straordinario successo di pubblico. Curatore del ciclo è Marco Carminati, come molti di voi sanno. Marco è influenzato e quindi, come dire, non sarà presente stasera. È presente invece il professor Salvatore Settis, che anche lui non sta benissimo e ci ha, come dire, sottolineo questo aspetto perché talvolta essere presenti costa fatica, è un elemento di rispetto nei confronti di una città, di un pubblico, di un'istituzione, e io lo ringrazio davvero perché, come dire, fa parte di un modo di essere intellettuali che talvolta è molto raro nel nostro paese. Già nei due anni precedenti il professor Salvatore Settis aveva aperto i nostri incontri e anche stasera io lascerò la parola. Il tema esatto della sua conferenza è un poema nel marmo, il Laocoonte Vaticano e le sue metamorfosi. Grazie di essere presenti, il professor Salvatore Settis. Grazie davvero. È il terzo anno che io ho il privilegio e il piacere di aprire questo ciclo molto bello in questo luogo meraviglioso e anche se ho un pochino di mal di gola sono sicuro che l'aria di Genova mi farà bene. Vorrei raccontarvi oggi qualcosa del Laocoonte. Il Laocoonte, che oggi nei Musei Vaticani, molti di voi l'avranno visto, dalla sua riscoperta il 14 gennaio del 1506 fino ad oggi, è una delle opere più famose dell'arte europea e ha perciò generato una letteratura molto vasta, ispirando numerose opere d'arte, ma anche poesie, romanzi, eccetera. Il percorso è complessissimo, potremo passare qui. Di qui al ciclo del prossimo anno parlando solo di queste cose, ma invece cercherò di evocare qualche elemento di questo percorso così complesso, un elemento che si muove in continuazione fra la storia e l'icona. Il Laocoonte racconta storie, ma il Laocoonte è anche un'icona, un simbolo di qualcos'altro. Cercheremo di vedere l'uno e l'altro. Il racconto mitico su Laocoonte, come molti di voi certamente sanno, è parte del ciclo della guerra di Troia, però molto spesso l'immagine di Laocoonte viene usata per raccontare altre storie, per esprimere altri discorsi. È un'immagine, quella del Laocoonte, che è entrata molto profondamente nella cultura europea e non solo, come vedremo. Comincerò col dare qualche informazione di base sul gruppo del Laocoonte. Non vi farò un discorso da archeologo quale io sono, non vi parlerò degli studi volti a indagare la cronologia del Laocoonte, l'attribuzione, la natura, se sia un originale o una copia, io credo che sia assolutamente un originale, il significato storico, la committenza, lo stile e tutte queste altre cose. In particolare sarebbe molto interessante, ma non lo farò, parlare del suo rapporto con Virgilio. Virgilio racconta la stessa storia in anni molto vicini, ma viene prima Virgilio e poi Laocoonte, o prima Laocoonte e poi Virgilio. Discussione molto interessante, ma che non richiamerò. Seguirò invece un'altra strada. Vorrei dirlo così, la potenza iconica di questa immagine. È un pater dolorosus che perisce insieme ai figli sotto il morso dei serpenti, o se volete, sotto i colpi del fato. La sua straordinaria efficacia espressiva ne ha fatto dunque una sorta di simbolo, di icona linguistica, come fosse una parola che esprime il dolore, il pathos, la sofferenza. L'influenza del Laocoonte per fissare un vocabolario figurativo delle passioni umane spiega come mai esso abbia innescato una serie di domande che hanno un significato molto più generale. Di queste domande ne evocherò qui una sola. Secondo voi, se facessimo un referendum,
non ci credo molto nel referendum, comunque se facessimo un sondaggio ci credo ancora meno. Secondo voi il Laocoonte grida o no? C'è un grande dibattito su questo, se il Laocoonte gridi o no. Come si articola il suo dolore? Questa immagine così dolorosa, chiaramente dolorosa perché sta morendo, vede morire i figli e muore lui, si presta soltanto a esprimere il dolore o anche qualcos'altro di magari opposto, il piacere per esempio. Esprime la morte, esprime il mito o esprime anche per caso una qualche passione di altra natura, per esempio una passione politica. Oggi il Laocoonte è morto o è vivo? Sono alcune delle domande a cui cercherò di rispondere. Come regge il Laocoonte all'impatto con culture lontane da noi, Giappone, Cina? Come l'abbiamo trasformato nel tempo? Quanto resta riconoscibile il Laocoonte nella folla di immagini che ci assediano da ogni parte? Uno studioso tedesco emigrato negli Stati Uniti per fuggire dal nazismo, Leopold Ettlinger, ha scritto un bellissimo saggio di qualcosa come 40 anni fa, intitolato Il Laocoonte come exemplum doloris, esempio di dolore. Però io vi farò vedere come, e non è soltanto exemplum doloris, ma anche esempio della passione politica, l'intensità dell'esperienza religiosa, il dolore dell'anima che porta alla follia e anche la passione erotica. Conoscete bene la storia, ma rievochiamola lo stesso. Laocoonte era un sacerdote di Troia. Quando i greci, dopo 10 anni di assedio della città, finsero di allontanarsi, lasciando fuori delle mura un enorme cavallo di legno dentro il quale si nascondevano alcuni guerrieri, Laocoonte fiutò l'inganno, scagliò sul cavallo la sua lancia, invitando i troiani a non fidarsi dei greci. Timeo Danaos et dona ferentes. Ho paura dei greci anche quando portano doni. In quel momento emessero dal mare 2 enormi serpenti, avvolsero nelle loro spire Laocoonte e i 2 figli, uccidendoli. I troiani, la storia la sapete come continua, portano il cavallo dentro le mura durante la notte, escono. I guerrieri che erano nascosti dentro mettono a ferro e fuoco la città, saccheggiandola, distruggendola. Narrata da Virgilio in un passo famosissimo dell'Eneide, questa storia fu ripetutamente illustrata nei manoscritti di Virgilio con immagini di invenzione, finché la scoperta del Laocoonte divenne punto obbligato di riferimento. Vi faccio vedere uno degli infiniti manoscritti, ci sono anche naturalmente incunaboli, edizioni illustrate fino ad oggi, in cui vedete, credo che vediate, Laocoonte e questa figura qui. È un Laocoonte molto diverso da quello della statua, vestito come un sacerdote, quasi come un sacerdote ebraico, con questo strano cappello. Nel Medioevo, fino a tutto il 400, fino alla riscoperta di questa statua, non sapevano come rappresentare il mito, non avevano esempi antichi e quindi se lo dovevano inventare. Questa immagine dalla Firenze del 400 serve dunque a ricordarci che la storia di Laocoonte si può raccontare in tante maniere, non solo come quel Laocoonte che noi tutti abbiamo presente. E infatti la storia era familiare agli antichi anche prima del Laocoonte. La statua del Vaticano è del 40 a.C. circa. La storia, il mito, è raccontato in molte opere letterarie, per esempio l'Eneide di Virgilio, ma era familiare a Roma anche, e perciò fu raccontata da Virgilio, perché i romani consideravano se stessi discendenti dei troiani, fuggiti della loro città devastata. Lo stesso Enea era un principe troiano in fuga. Il destino di Laocoonte poteva essere letto in vario modo, per esempio il dolore di un padre che muore impotente assieme ai propri figli, ma anche il segno di un potere degli dei che puniscono le colpe degli uomini. Secondo alcune versioni del mito, Laocoonte aveva commesso non si sa bene quale colpa, profanando un tempio, dicono alcune fonti. O ancora come un segno del fato, che volle Troia distrutta o perché alcuni dei erano contrari ai troiani o perché doveva essere distrutta perché Enea potesse partire e fondare Roma, in un disegno provvidenziale di lungo periodo. Quello che vedete sullo schermo sono le 2 rappresentazioni più antiche del tema, su 2 vasi apuli, cioè vasi prodotti nella Puglia, nell'Italia meridionale, da pittori greci.
Le date sono lì, i luoghi sono lì e non ve li dico, sono scritti sullo schermo, spero che riusciate a leggerli anche dalle ultime file. In entrambi i casi vedete un serpente che si avvolge attorno, si attorciglia intorno a una statua di Apollo, che intorno alla quale statua si vedono le membra dilaniate dei figli di Laocoonte. Guardando queste scene ci ricordiamo anche che la storia di Laocoonte, ancora una volta, come nel Medioevo la raccontavano, a prescindere dalla statua che esisteva già, ma era nascosta nelle viscere di Roma, prima del primo secolo avanti Cristo, la storia la dovevano raccontare diversamente. Per esempio anche dando un ruolo importante a un personaggio femminile. Il personaggio che vedete qui, che cerca con una scure di colpire i serpenti, è probabilmente la moglie di Laocoonte, la madre dei bambini alla cui morte sta assistendo. Poi questo personaggio nella scultura non c'è per niente. Ci sono altre scene, vi faccio vedere questo vaso del British Museum dove non si sa se è Laocoonte o no. Più divertente è guardare il rilievo nella parte inferiore, è un rilievo in cui si vede Laocoonte che percuote con la lancia il cavallo, e tutti quelli che hanno letto Virgilio si ricordano di come Virgilio descrive il suono della lancia sul cavallo. È molto divertente questo rilievo perché viene dall'Afghanistan, è un rilievo dell'arte indo-greca del Gandhara, e la persona che c'è lì accanto con le braccia alzate è Cassandra, una Cassandra indiana che sosta davanti alle braccia di Troia, alle porte di Troia, alzando le braccia in un gesto di disperazione. Ho scelto questa immagine perché serve a ricordarci che già nell'antichità la storia di Laocoonte aveva raggiunto non solo Roma, ma l'Afghanistan, quello che oggi è Afghanistan. Nell'età romana la storia di Laocoonte venne rappresentata varie volte, scegliendone il momento culminante, cioè quello in cui i serpenti si accostano all'altare dove Laocoonte compie un sacrificio e uccidono senza pietà i suoi figli, attaccando anche il padre che tenta di difenderli. Abbiamo due pitture pompeiane, le vedete in alto nell'immagine, due pitture pompeiane e una miniatura di un celebre manoscritto tardo antico, il cosiddetto Virgilio Vaticano, un manoscritto dei primi del V secolo d.C., che mostrano proprio questo momento della storia. Il mostruoso serpente che attacca i figli e il padre, l'altare che ricorda il rango sacerdotale di Laocoonte, il toro che fugge. Era il toro sacrificale che Laocoonte avrebbe dovuto uccidere. Ma tutto questo è nulla di fronte, come pathos di fronte alla statua del Laocoonte. Secondo un'ipotesi sulla quale oggi non mi posso fermare, il Laocoonte Vaticano nasce di fatto come una evoluzione di una tradizione pittorica rappresentata molto bene dal manoscritto Vaticano, che è più tardo ma risale a una composizione pittorica molto più antica. La sapiente composizione del gruppo Vaticano è dominata dalla possente figura del padre che incombe sui figli inermi e che apparve subito straordinariamente efficace. Infatti l'unica fonte antica che menziona questa statua, Plinio il Vecchio, ricorda che esso era nella casa dell'imperatore Tito e dice, cito, va considerato superiore a qualsiasi altra opera, sia di statua in bronzo, statuaria è la parola che usa Plinio, sia di pittura. Plinio lo considera una opera d'arte di grandissima importanza. Ed ha anche il nome, Plinio, dei tre autori del Laocoonte, quindi sappiamo anche chi lo ha fatto. Erano tre, Agesandro, Polidoro e Atenodoro, tre scultori, tutti e tre, di Rodi, e anche questo lo dice Plinio. Anzi, Plinio aggiunge che siccome erano tre e si sono divisi il lavoro per fare il Laocoonte, nessuno dei tre è diventato abbastanza famoso, sarebbe stato meglio che l'avesse fatto uno solo e sarebbe famosissimo. In questo caso, essendo tre, si dovevano dividere la fama. Sulla base di questi nomi di Plinio, che da Plinio di questi tre scultori, sono state fatte da vari studiosi, tra cui anche io stesso, delle ricerche epigrafiche molto accurate. Ci sono 12 iscrizioni con i loro nomi, sia a Rodi sia in altri posti, in particolare in Italia,
e guardando con attenzione queste iscrizioni si può datare la presenza di questi scultori e si può dire che trasferirono la loro bottega a Roma verso il 50 avanti Cristo, dunque il Laoconte può essere datato al 20, al 40, 20 avanti Cristo. Questo vuol dire che da quel momento fino a quando scrive Plinio il Vecchio, in meno di un secolo la statua era diventata straordinariamente importante. A Gesandro, Polidoro e Atenodoro, i tre suoi autori, erano fra i molti scultori greci che si trasferirono a Roma e in Italia per inseguire la clientela ricca che ormai non era più in Grecia, ma era in Italia. Allora, agli stessi scultori si devono anche, e c'è lì proprio la firma, le famose sculture di Sperlonga che qualcuno avrà visto, scoperte negli anni dal 1950 circa in poi. Vi faccio vedere la testa di Ulisse che dal punto di vista dello stile è un parallelo molto vicino alla testa del Laocoonte. In quegli stessi decenni c'erano a Roma altri scultori greci che per la loro clientela romana rivisitavano su richiesta dei loro clienti gli stili della arte greca classica. Fra questi, per esempio, uno scultore che veniva dall'Italia meridionale greca, Pasiteles, il quale ha però uno stile completamente diverso. A lui risalgono le figure sulla destra dello schermo, queste figure sfinate, questi efebi così quasi eterei, che riproducono un'idea della bellezza greca completamente diversa, anzi opposta a quella della Laocoonte. Diciamolo con poche parole, una bellezza senza pathos. Da un lato una bellezza col pathos, dall'altro una bellezza senza pathos. Si stava preparando in quei decenni, che sono gli stessi, intorno alla metà del primo secolo avanti Cristo, gli stessi della lotta fra Cesare e Pompeo, gli stessi in cui si preparava quella che sarebbe stata la Roma di Augusto, che non si chiamava ancora Augusto, ma ancora Ottaviano, si preparava una cultura figurativa aperta, eclettica, curiosa, colta, al limite fra l'estremo ellenismo, con tutte le sue declinazioni e varianti, e quello che sarà il classicismo augusteo. Per quanto possa sembrarci strano, le sculture che vediamo sullo schermo sono tutte contemporanee. Per i romani di quel tempo, l'espressività del Laoconte doveva risaltarne ancor più vivacemente. Io amo pensare a questi scultori delle sculture di destra, cioè Pasiteles e i suoi allievi Stefano e Menelao, che parlando un ottimo greco incontrano per le strade di Roma Agesandro, Atenodoro e Polidoro e parlando un ottimo greco si salutano e discutono se è meglio lo stile dell'uno o lo stile dell'altro. È un'immaginazione, è una favola, ma potrebbe essere accaduto. Il Laoconte fu in quel contesto una grande creazione originale, di cui non è nota nessuna copia antica. Ma Plinio chiama i suoi gli artisti che lo fecero summi artifices, artisti sommi. Essi tentavano di importare a Roma il grande linguaggio barocco delle passioni già sperimentato nell'altare di Pergamo, di cui vediamo sulla sinistra un particolare. La figura del gigante Alcioneo, col ginocchio puntato sul suolo, in una patetica, espressiva gestualità di chi sta soccombendo all'avversario. Il classicismo dell'età di Augusto avrebbe messo in ombra questo pateticismo pergameno, che deriva per l'appunto dalla città di Pergamo. Dobbiamo mettere idealmente insieme, fra i grandi sconfitti di quell'epoca, Pompeo, da un lato, i maestri di discendenza pergamena, come gli scultori del Laoconte, dall'altro, Marco Antonio, gli sconfitti della politica, Pompeo e Marco Antonio, e gli sconfitti dell'arte, Agesandro, Atenodoro e Polidoro. Una forte maglia compositiva, quasi geometrica, tiene insieme queste figure doloranti. Immaginate che un semicerchio le chiuda in alto, un semicerchio, un sentimento unico, un unico grido, un grido espresso o non espresso, ma è una gabbia geometrica scossa da vive linee di tensione. Il contorno delle figure
richiama gli esperimenti pittorici e scultorei dell'ultimo ellenismo ed è una linea nervosa e vibrante. Potremmo dire che quello di Laocoonte, se è un grido, è un grido trattenuto. La composizione è chiusa, ma tutte le membra di Laocoonte e anche dei suoi figli sono come molle pronte a scattare. Vi invito a osservare in particolare il piede poggiato sui gradini dell'altare con il piede contratto con una fisionomia del pathos, la pelle tesa sui muscoli, non solo dei volti ma del collo, delle cosce, del torso, una tensione che viene dall'interno e gonfia i muscoli e i nervi come corde d'arco, come dovessero esplodere fra un momento. Capiamo che a Plinio sia piaciuto. Questo concentrato di pathos, che non si limita al volto ma si dispiega nel torso, nei muscoli, negli arti, spiega perché tanti artisti abbiano guardato Laocoonte. Che lo guardassero quelli di Roma, che stavano a Roma, non ci stupirà, per esempio Michelangelo, ma ci stupisce di più questa, il fatto che lo abbia guardato Tiziano, come si vede da questo quadro del Tizio, recentemente restaurato al Museo del Prado. Tiziano vide il Laocoonte nel suo soggiorno a Roma del 1545-46, anteriore a questo quadro, ma Tiziano l'aveva già visto in disegni e mediazioni di altri artisti, fra cui Michelangelo. Perché Michelangelo usa in questo caso il Laocoonte come modello? Per varie ragioni, anche perché il committente del suo quadro era di rango reale della famiglia imperiale e quindi voleva un registro espressivo aulico e cercò nell'arte antica il più alto esempio di dolore fisico e di sovrumana intensità. Però questo prodigioso incontro fra tre scultori di Rodi e un pittore di Venezia a 1600 anni di distanza l'uno dall'altro non fu il solo. Anche la molto più famosa coronazione di spine del Louvre che qui vedete ci presenta la viva memoria della scultura che anima dall'interno il pathos del Cristo Redentore. Sull'alto della porta c'è un busto dell'imperatore Tiberio ed è quasi una dichiarazione di scelta poetica. Si era già formato allora quel confronto topico fra il dolore di Laocoonte e la passione del Cristo che verrà poi ripreso moltissime volte. E qui vediamo più da vicino il confronto fra il volto di Laocoonte e il volto di Cristo. Ma Laocoonte diventa icona del dolore dappertutto, anche per altri personaggi, fino in Scandinavia. In questo esempio remoto, del remoto nord, del nord protestante fra l'altro, datato 1587, è innegabile che questo anonimo artista che opera sul legno, sul legno poi dipinto come fosse marmo, ma con la barba dorata di questo Isacco, sacrificio di Isacco, è una icona ancora una volta del dolore che mostra come attraverso disegni, incisioni, stampe il Laocoonte abbia girato dappertutto anche verso il nord. Il rapporto fra Laocoonte e Tiziano fu mediato da Roma e ora vorrei ripercorrere un po' la storia della scoperta del Laocoonte, la sua identificazione, le reazioni dei contemporanei, perché attraverso le reazioni capiamo meglio questo poema nel marmo di cui oggi vogliamo parlare. Come vi ho detto, il Laocoonte fu scoperto a Roma, vi ho dato la data tradizionale, 14 gennaio 1506, secondo una ricerca recente sarebbe invece il 10 gennaio 1506. Una ricerca di archivio ha individuato precisamente il luogo della scoperta nella vigna di Felice De Fredis, che è non lontano dal Colosseo. La zona è quella indicata qui. Mancavano alla statua il braccio destro di Laocoonte, il braccio destro del figlio minore e la mano del figlio maggiore. Francesco da Sangallo ci offre un vivace resoconto della scoperta e leggiamolo con le sue parole. Io Francesco da Sangallo, io era di pochi anni la prima volta che io fui a Roma, che fu detto al Papa che in una vigna presso a Santa Maria Maggiore s'era trovato certe statue molto belle. E il Papa,
comandò un palafreniere. Va e di a Giuliano da San Gallo che subito là vadi a vedere. E così subito d'andò. E perché Michelagnolo Buonarroti si trovava continuamente in casa nostra, mio padre volle che ancor lui andasse. E io così, in groppa mio padre e Michelangelo dietro, e andammo. E scesi dove erano le statue, e lì subito mio padre disse: quello è Laocoonte di che parla Plinio. Allora, Francesco da San Gallo, il padre lo riconobbe istantaneamente, dunque il padre era molto colto, e si fece crescere la buca per poterlo tirare fuori. Come ha scritto Susan Sontag, il piacere del conoscitore è a game of recognition, un gioco di riconoscimento. Nulla c'è di più bello che riconoscere qualcosa, magari mentre gli altri non lo hanno ancora riconosciuto, e quindi anche questo è un piacere aggiuntivo. Però queste parole del San Gallo qualche dubbio lo fanno venire, perché furono scritte 60 anni dopo gli eventi. Sarà proprio vero che fu lui il primo? Non lo sapremo mai. Sappiamo però da varie altre testimonianze che veramente subito il collegamento fra il passo di Plinio e la statua fu fatto. Ci sono infatti c'è per esempio una lettera del 24 gennaio in cui si dice così: a questi giorni fu trovata una scultura antica bellissima di marmo, cosa più nobile che avessino i romani in quelli tempi, e di che fanno menzione Vergilio e Plinio, cioè un Laoconta con li figli e con li serpenti, tutto come pone Virgilio in secondo Eneados, nel secondo libro dell'Eneide. E sebbene ho a mente, Plinio dice tal cosa essere nella casa di Severo, ovvero d'Antonino Pio. Plinio non dice questo, ma dice che nella casa di Tito. E proprio perché c'è uno sbaglio, questa testimonianza ha l'aria più autentica di un ricordo veramente fatto a memoria. Ci sono 5 o 6 lettere dello stesso mese di gennaio del 1506, da cui si ricava che l'immediato riconoscimento del Laoconte fu condiviso da molti. Intanto vi sto mostrando sullo schermo 2 scene di fantasia con la scoperta del Laoconte. Molti lo capirono, e basta ricordare questo per capire quanta cultura classica era diffusa in quel momento, in quello scenario romano. Gli artisti cominciarono a studiarlo molto presto. A sinistra vi mostro il più antico disegno noto, che ora è a Düsseldorf, e a destra un disegno di Federico Zuccari che mostra il fratello Taddeo che disegna il Laoconte quando era andato a finire già nelle collezioni del Papa. Giulio II impose di portare il Laoconte nel palazzo del Papa, e poi andò nel cortile di Belvedere. Lo fece per molte ragioni, una delle ragioni era proprio che era una statua lodata da Plinio I come opera di summi artifices, quindi il Papa la voleva per sé; 2, era in domo Titi Imperatoris, nella casa di Tito Imperatore, quindi doveva andare dalla casa di un imperatore alla casa del Papa. Era così importante questa statua che addirittura di questa scoperta parlano i dispacci degli ambasciatori ai loro sovrani. Vi leggo uno di questi dispacci: Sabbadino degli Arienti, che scrive alla Marchesa di Mantova Isabella d'Este il 31 gennaio 1506: il Cardinale di San Pietro in Vincoli voleva comprare la statua per 1000 ducati, ma il Papa ha detto che lui la vuole. Tutta Roma di giorno e di notte corre a vedere la statua in casa dello scopritore, anche i cardinali. Pare il giubileo, cioè accorrono come se fosse il giubileo. Ed ecco il Papa che la volle per sé. Poema più latino, il poema più famoso fu composto in latino da Jacopo Sadoleto, che sarà poi cardinale più tardi, e in esso il tema del dolore ricorre con insistenza. Non ve lo leggerò in latino, né ve lo tradurrò tutto perché è lunghissimo, ma vi tradurrò alcune frasi. Che dire per primo, scrive Sadoleto, del padre miserevole o dei figli, delle furie dei serpenti, delle ferite, dei dolori veri nella pietra, che sembra essa stessa morire, la pietra stessa. Dalla muta immagine colpisce il petto una pietà mista al tremore. Gli occhi non sopportano questa morte feroce, questa fine crudele. Spinto dal morso dilaniante del serpente, Laocoonte leva un grido.
non sopporta lo strazio, leva i suoi lamenti. Voi, artefici grandi, avete dato vita alla rigida pietra, imprimendo vivi sensi nel marmo palpitante. In esso vediamo il movimento, l'ira, il dolore, la morte. Secondo un grande storico della cultura e dell'arte, che visse fra 800 e 900, E.B. Warburg, il cui nome certamente molti di voi conosceranno, cito: il gruppo dei dolori di Laocoonte, il Rinascimento, se non lo avesse scoperto, avrebbe dovuto inventarlo proprio per la sua sconvolgente eloquenza patetica. Esso non fu soltanto una delle cause dello stile barocco romano del grande gesto, ma il sintomo esterno di un processo storico-stilistico che trova in se stesso la propria logica. Fin qui Warburg. Non si trattava però solo del grande stile, del gesto espressivo, ma anche di un altro ingrediente dell'arte europea del Rinascimento, la forte espressività nordica, molto evidente in questo disegno di Dürer che vedete a sinistra sullo schermo, che è datato 1503, dunque 3 anni prima della scoperta della Laocoonte, eppure risente di un'intensa ricerca di espressione del dolore, in particolare del Cristo nella sua passione. Quando Dürer vide, come certamente vide, i disegni della Laocoonte, non la statua che non vide mai, avrà riconosciuto qualcosa che stava cercando anche lui. Questa ricerca espressiva sarebbe stata causa dell'immediata fama della statua dopo la scoperta. In quel disegno di Dürer vedete, oltre alla sua famosissima sigla, la data 1503, una scritta al carboncino che dice così: che aveva ho disegnato questo volto durante la mia malattia. Quindi lui disegna la sofferenza di Cristo mentre lui soffre, non sappiamo di quale malattia. Molto si presterà all'espressione del dolore questa strepitosa espressività della mimica facciale dell'Laocoonte, con i suoi sopraccigli gonfi e obliqui, fortemente inarcati da uno spasmodico aggrottarsi della fronte. In Germania nel 700 si discuse a lungo se veramente Laocoonte gridasse o no. Una discussione molto intensa, molto accesa, molto importante. Vi dirò soltanto 3 nomi che hanno partecipato a questa discussione: Winckelmann, Lessing, Goethe, che composizioni diverse l'uno dall'altro. Il massimo della cultura tedesca si occupava di questo tema che ci può sembrare peregrino, ma Laocoonte grida o no? In questa ricerca di forte espressività, la posizione del braccio destro di Laocoonte era molto importante e perciò fu discussa dagli artisti che sperimentarono nel disegno o nelle copie in piccolo 2 varianti principali. Il braccio teso enfaticamente verso l'alto, in un'espressione superlativa e quasi oratoria del dolore, come nella bellissima terracotta del Maderno che vedete qui a sinistra, oppure in una composizione chiusa, ripiegato sul capo, come nel disegno di Amico Aspertini che vedete alla vostra destra. Di fatto, dal 1525 circa fino al 1957, la statua fu restaurata secondo la prima e più drammatica ipotesi. Qui vedete in sequenza un bronzetto che lo riproduce, la copia del primaticcio 1:1 a Fontainebleau, che lo riproduce senza i restauri, poi il gruppo della Laocoonte con questo braccio attribuito da alcuni al Montorsoli, un scultore che ha operato anche qui a Genova, e a destra invece Laocoonte come si presenta oggi, perché nel 1906, 400 anni esatti dopo la scoperta della Laocoonte, venne misteriosamente fuori il braccio che mancava e fu rimontato nel 1957. La copia in bronzo del primaticcio aveva invece rispettato le lacune. Disegnato e riprodotto infinite volte, in grande e in piccolo, in disegno e in stampa, più una minima antologia, il Laocoonte entrò nella memoria culturale e visiva d'Europa e venne replicato in numerosissimi gessi 1:1, repliche in tutti i materiali, dal bronzo come a Fontainebleau, lo abbiamo visto, al piombo come ad Amsterdam e in altri luoghi, e moltissime sono le riproduzioni in piccolo, in bronzo, in terracotta, eccetera. A questa fama universale contribuì molto anche
il drammatico spostamento della Laocoonte da Roma a Parigi come bottino delle armate francesi e poi di nuovo da Parigi a Roma. Un bellissimo vaso di Sèvres mostra la statua trasportata trionfalmente, lo vedete qui nel particolare, in carri trionfali, trasportata trionfalmente in Francia su un carro. Una stampa anonima alla vostra destra coglie invece il momento in cui la statua lascia il Louvre per tornare a Roma e si vede un artista in primo piano che piange perché il Laocoonte se ne va dopo la caduta di Napoleone. Dunque il pathos del trionfo a sinistra, il pathos della sconfitta a destra fanno centro sul Laocoonte. E vediamo come qualche altro esempio di come il Laocoonte si presta a esprimere i dolori del Cristo. Gaudenzio Ferrari, a Varallo, per esempio, rappresenta Gesù davanti a Pilato e pone un suo Laocoonte di invenzione nella lunetta del palazzo di Pilato, Palacium Pilati, c'è scritto, dando alla rappresentazione del mito antico un doppio significato. Da un lato esso colloca il martirio del Cristo nell'antichità pagana, dall'altro lato è una specie di prefigurazione o di esempio del dolore, un'anticipazione della morte del Redentore che lo stesso Pilato si appresta a decretare. In questa placchetta del Moderno e in una scultura di Cristofano Solari emersa di recente vediamo una appropriazione più radicale. Qui Cristo è Laocoonte, la figura di Laocoonte è tale e quale diventa quella di Cristo. Laocoonte presta a Cristo i suoi gesti e i suoi dolori, come abbiamo già visto in Tiziano, iscrivendo la rappresentazione nel più alto registro stilistico ed espressivo. Qui vediamo dalla posizione del braccio che l'artista aveva intuito correttamente come doveva essere il braccio mancante di Laocoonte. La potenza iconica di Laocoonte aveva naturalmente un aspetto espressivo, un aspetto narrativo, ma anche un aspetto formulare. Ebi Warburg, nel suo Atlante Mnemosyne, una specie di gigantesco collage destinato a perpetuare, composto negli anni 20, prima della morte di Warburg nel 1929, un gigantesco collage in tavole grandissime che raccontavano la memoria visiva dell'Occidente, a Laocoonte Warburg destina due tavole di cui vi faccio soltanto vedere le immagini qui. I più accorti osservatori del Laocoonte, appena riscoperto, si accorsero subito che gli antichi osservatori, che gli antichi scultori avevano indicato nel padre e in ciascuno dei due figli tre momenti del dolore. Tre momenti del dolore. Un ampio ventaglio di, non un pathos, ma tre diversi pathé, diciamolo al plurale. L'osservazione più intelligente l'ha fatta Pietro Aretino nel 1537. Vi faccio vedere intanto qui dei disegni molto belli di Rubens, molto più tardi naturalmente. Pietro Aretino, ecco i due serpenti che nell'assalir tre persone riducono nel suo verisimile la paura, il dolore e la morte. Il fanciullo annodato dal busto e dalle code teme, il vecchio morso dai denti duolsi e il bambino punto dal veleno muore. Teme, duolsi, muore. Il timore, la paura, la morte. Onde merita più lode per aver saputo esprimere le passioni di cotali effetti, dando il primo moto al timore, il secondo al patire e il terzo al morire. Quindi Laocoonte ha letto come una specie di antologia, un vocabolario della sofferenza, un vocabolario del dolore, un vocabolario del pathos. Perciò si prestava ad essere utilizzato. Sonia Maffei, una studiosa che ha fatto un'antologia molto ben fatta in appendice a un mio libro di 20 anni fa quasi, di tutti gli scritti su cinquecenteschi e non solo, su Laocoonte, Sonia Maffei ha scritto che Pietro Aretino sembra aver compreso meglio di ogni altro il valore esemplare del Laocoonte e infatti lo richiama molto spesso nei suoi scritti in contesti molto vari. Nella vita di Santa Caterina Vergine, descrivendo il martirio della Santa, l'Aretino parla di cristiani torturati dai pagani gettandoli in mezzo ai serpenti. E qui un altro bellissimo passo nel pittoresco linguaggio di Aretino. Talché si vide gli aspidi
intenti a divorare le carni cristiane, e in che modo le crude bisce avessero conciato le costanti membra dei martiri. Laoconte, sculto dalla mandotta dello stile antico, sente più dolore essendo sasso che non sentivano essi che erano di carne. Quindi il Laoconte come paragone del dolore. E perché i martiri non sentivano il dolore? Perché essi erano sì astratti nella certezza del premio che dovevano conseguire da Dio che non si accorgevano del duolo che gli faceva provare Massenzio, l'imperatore di quel tempo. Aretino cita Laoconte molto volentieri, e non solo nelle vite dei santi. Lo cita in modo scherzoso, come quando accenna ai gesti di Laoconte per descrivere i dolori della podagra o le sofferenze della miseria. Il testo però, fra tutti il più singolare, anzi dissacrante, viene dal suo ragionamento della Nanna e della Antonia, 1534. Sono due prostitute che si raccontano l'una con l'altra scene di spinto erotismo nei famosi dialoghi dell'Aretino. In una di queste scene, un frate, con titolo di generale di un ordine imprecisato, si abbandona a un rapporto sessuale a tre con una suora e un fraticello. E vi leggo questo passo imbarazzante. Menatosi e dimenatosi mezza ora, disse il generale, facciamo tutti insieme, e tu, stupidone mio, baciami, e così tu, colomba mia. E tenendo una mano nella scatola dell'angeletta e con l'altra facendo festa alle mele dell'angelone, vi lascio immaginare di quali parti anatomiche si tratta, baciando ora lui, ora lei, facea quel viso arcigno che a Belvedere fa quella figura di marmo ai serpi che l'assassinano in mezzo ai suoi figli. Cioè, nel godimento erotico sembrava Laoconte. E facevano uno stralunare d'occhi, un alitare, un menare, un dibattere, che le banche, le casse, la lettiera, gli scanni e le scodelle se ne risentivano come le case per i terremoti. Dunque, per l'Aretino, Laoconte va bene per raccontare la passione dei martiri, per raccontare il godimento di un fratacchione un po', diciamo, peccaminoso. Aretino scriveva con uguale maestria dialoghi di prostitute e vite di santi, e mostra qui con grande spregiudicatezza una sorta di estasi erotica che il rovescio è l'identico dell'estasi del martirio e dell'identificazione con Dio. Un'altra studiosa a noi contemporanea ha notato che in questa fantasia che incorpora il Laoconte, sto citando, Pietro Aretino ha immaginato quello che i suoi contemporanei non percepirono consciamente, o forse scelsero di non guardare, e cioè le qualità erotiche e sensuali della famosa scultura, e in particolare fantasie di penetrazione e di piacere trasgressivo. Però questo potenziale erotico del Laoconte doveva aspettare il Settecento per essere espresso, anzi il primo Ottocento, con Füssli. In questi due disegni egli mostra una giovane donna davanti alla statua. La statua c'è solo il Laoconte, i figli non ci sono, il serpente quasi non c'è. La nudità del corpo maschile è resa ancora più aggressiva dal fatto che la testa è quasi invisibile. La dama, con alta acconciatura e abito elegante, si arresta nella prima di queste immagini sorpresa ed eccitata coi pugni serrati ed esprime una sorta di ritegno, ma anche la violenza del desiderio. Nella seconda, a questa violenza del desiderio allude il seno quasi scoperto. Sembra quasi che Laoconte venga qui torturato per soddisfare il gusto sadico della donna, come se fosse una scena di un contemporaneo di Füssli, il Marchese di Sade. Secondo alcuni, proprio la prepotente nudità del Laoconte, se non l'esplicito riconoscimento di questo potenziale erotico, spiega l'atteggiamento di Adriano VI, il papa olandese, il quale lo fece chiudere Laoconte dentro una nicchia con una porta per cui non si poteva vedere se non a richiesta. In anni non lontani, però, un altro papa, Paolo III Farnese, fu rappresentato in una medaglia tedesca, la vedete in basso in questa immagine, in basso a sinistra, come Laoconte che cavalca un serpente, mentre altre figure stanno defecando in una tiara e sul papa stesso. Quindi il papa, in questa medaglia di propaganda protestante, viene deriso in quanto possessore del Laoconte.
il Laocoonte diventa strumento della propaganda antipapale. Vi farò vedere ora qualche parodia, perché nelle parodie le parodie sono molto interessanti, perché le parodie si possono fare se uno riconosce l'immagine che viene parodizzata, altrimenti, quindi sono una indiretta, una cartina di tornasole della fama. Ne cito altri due. La prima risale a un disegno del Rosso Fiorentino, quella che vedete qui a destra, inciso da Gian Giacomo Caraglio, che è una specie di personificazione del livore o del furore, concepita in controcanto con il Laocoonte, e qui sì che grida. Questa figura ha la bocca veramente aperta nel grido. Molto più famosa è l'incisione di Niccolò Boldrini da Tiziano, nella quale Laocoonte e i suoi figli sono trasformati in scimmie. Significato è discusso, l'interpretazione più probabile è che sia una sorta di allusione polemica al grande medico Andrea Vesalio, che voleva superare le conoscenze anatomiche di Galeno, e qui sarebbe un disegno scherzoso che dice, beh, lui dice che ha superato Galeno, ma non fa che imitare Galeno, è la sua scimmia. Queste e altre parodie presuppongono la riconoscibilità dello schema della Laocoonte, dunque la sua presenza nella memoria culturale degli osservatori. La stessa presupposizione si ha quando gli artisti cercano di rappresentare la storia di Laocoonte in modo diverso dal Laocoonte antico. Qui c'è una lunga serie di esempi, ve ne faccio vedere soltanto un paio, in particolare questo Laocoonte di Adrien de Vries, che è a Stoccolma ma era stato fatto per Praga, e il famoso e meraviglioso quadro del Greco a Washington, dove la scena del Laocoonte, quasi irriconoscibile rispetto a quella del gruppo Vaticano, è collocata davanti alla città di Toledo. Dunque il dolore del Laocoonte è attualizzato mettendola in una città che è Troia e Toledo al tempo stesso. Quadro molto controverso, le figure misteriose che sono sulla destra, nessuno ha ancora capito chi siano. Questa disgregazione del gruppo che vediamo qui e riaggregazione ha numerosi precedenti, ne indico tre in piccolo, ce ne sono molti altri, indico questi tre perché il Greco conosceva sicuramente, come è stato dimostrato da poco in una bellissima mostra del Prado di qualche mese fa, l'acquaforte del Fontana che vedete in basso. Ma il Greco conosceva benissimo qual era lo schema del Laocoonte, tanto è vero che nel suo famoso San Sebastiano della Cattedrale di Palencia usa tale e quale, in modo molto simile, lo schema del Laocoonte. Come già evidente, è impossibile anche solo riassumere la fortuna del Laocoonte. Anche parlando di tempi a noi più vicini, non posso che procedere per esempi, scelti ad arbitrio. Comincio con un disegno di Alberto Giacometti, che fa parte di una piccola serie dedicata alla Laocoonte, disegni fatti a penna biro su fogli di carta e pubblicati molto tempo dopo. Un esercizio dall'antico che, secondo la cifra di Giacometti, prosciuga la statua dall'interno, la riduce a una sorta di fantasma, accrescendo la forza dinamica delle linee. Accanto a questo disegno, già storico, mostro qui una scultura di Patrick Allot, che fu esposta nel gennaio 2014 a Bologna e che attualmente è a Roma. Abbiamo in questa sala anche il proprietario di questa scultura che è venuto a farci visita e sono contento di poterne parlare, per quanto così rapidamente, davanti a lui. Nel Laocoonte dello scultore scozzese Sir Edoardo Paolozzi, Sir, cittadino scozzese, ma come dice il nome e il cognome italiano di famiglia, Laocoonte dello scultore scozzese Edoardo Paolozzi, l'antico sacerdote troiano, lo vediamo a sinistra dietro il parabrezza di un'automobile, come fosse stato appena colpito da un incidente, una specie di mise en abîme che rivela il precario equilibrio fra presenza e assenza dell'antico nel mondo contemporaneo. Nella litografia che vediamo al centro, intitolata Al Duomo di Colonia, Paolozzi combina il Duomo di Colonia, il Centre Pompidou e degli oggetti fluttuanti, un bombardiere, una bicicletta, un Laocoonte, altre cose ancora, frammenti dell'esperienza del passato che Paolozzi ridefinisce per il presente come oggetti di un museo ideale. Infine la scultura di destra, Towards a New Laocoon, allude al celebre saggio del critico americano Clement Greenberg, Towards a New Laocoon del 1950. Perché un nuovo Laocoonte? Perché il famoso trattato di Lessing, a cui ho
fatto allusione poco fa era intitolato per l'appunto Laocoonte. Il trattato di Lessing è il trattato chiave dell'estetica settecentesca. Il nuovo Laocoonte di Grinberg negli anni 40 e 50 segna l'origine dell'espressionismo astratto americano. E il nuovo Laocoonte di Paolozzi cita Grinberg nel 1963, 23 anni dopo la sua opera, utilizzando pezzi di macchine per comporre questo Laocoonte in alluminio, objet trouvé di una fabbrica abbandonata che rimanda all'equivalenza di parola e scrittura. A Grinberg e Paolozzi si è ispirata nel 2007 una mostra a Londra che ha esposto svariate rielaborazioni contemporanee sul tema del Laocoonte. Ve ne faccio vedere altre due, rivitalizzando la formula come tortuosa rappresentazione della sofferenza e del dolore, quasi le viscere di un'anatomia del pathos a metà strada fra l'uomo e la macchina. Queste parodie, come dicevo, sono una spia importante della popolarità del Laocoonte, dell'efficacia di questa sua formula, in particolare le parodie di contenuto politico. La più antica è francese, un'incisione anonima del 1790 a sinistra, dove il Laocoonte allude alle trame ministeriali che vengono stigmatizzate dal punto di vista dei giacobini. La più famosa è quella di Centro, una litografia di Daumier pubblicata nel 1868 che illustra la situazione politica della Gran Bretagna. Il Laocoonte, ci sono tutte le scritte sopra, è Britannia, che è dilaniata da tre serpenti, la questione romana, la questione feniana, cioè irlandese, e la questione orientale. E infine a destra un disegno anonimo in cui la Francia della Terza Repubblica, che è il Laocoonte moderno, tormentato dagli sfruttatori. E possiamo vedere anche in Germania, per esempio, dolore morale, dolore fisico, sofferenza della politica e della cittadinanza. A sinistra vediamo il cittadino come Laocoonte tormentato dalle tasse, a destra una reclame per un medicamento contro i dolori reumatici in una rivista tedesca degli anni 60. Di queste parodie e disegni io raccolgo da anni degli esempi, ne ho più di 100, se ne avete qualcuno mandatemelo perché mi diverto soltanto per gioco a ricostruirli. Però parlando di cose più serie, di cose mediche ma più serie, il Laocoonte ha influenzato anche le ricerche mediche e fisiologiche. Nel 1856 il neurologo francese Duchenne de Boulogne scelse il volto di Laocoonte per fare una ricerca sul dolore, in particolare sui movimenti dei muscoli facciali. Fece una cosa davvero crudele. Aveva dei pazienti di un ospedale psichiatrico e li costrinse a subire delle scosse elettriche, anche molto forti, registrando fotograficamente, non poteva fare dei film, come si muovevano i loro muscoli, e poi paragonò il movimento dei loro muscoli facciali con quello del Laocoonte e giunse alla conclusione che il Laocoonte non era fisiologicamente corretto e che bisognava rifarlo. E infatti lo rifece, e lo vedete qui a destra. C'è un atlante con queste fotografie che si trova in molte facoltà mediche in tutta Europa, per esempio a Pisa c'è, non so se anche a Genova, è una cosa abbastanza impressionante se vediamo questa cosa qui. È abbastanza impressionante anche perché è molto probabile che questo atlante abbia influenzato un quadro molto famoso, diventato iconico da qualche decennio, e cioè l'Urlo di Munch, di cui vi faccio vedere una delle versioni, la sua redazione più antica, che è del 1893. Come scrive uno studioso norvegese che si chiama Bjerke, sia per Winckelmann che per Lessing quello della Laocoonte è un urlo, ma un urlo trattenuto. Secondo Winckelmann perché urlare sarebbe al di sotto della sua dignità, secondo Lessing perché la sua rappresentazione andrebbe oltre l'ambito delle arti visive. La risposta di Munch e di altri suoi contemporanei è una risposta estetica. Quello che si era ritenuto non bello, l'urlo, per Munch contiene di fatto la quintessenza della bellezza, la vita stessa. Perciò l'urlo. Insomma, l'urlo di Edvard Munch è probabilmente una reazione al Laocoonte a distanza di poco meno di 2000 anni, una specie di anti-Laocoonte. L'antica domanda
se Laoconte gridionò risuona ancora oggi, per esempio in una pagina del Viaggio in Italia di Guido Ceronetti, dove dice: nelle ore di apertura del Museo Clementino vado a vedere Laoconte. Laoconte grida, più per non essere stato creduto che per il morso. Laoconte grida e soffre. È stato un errore materialistico, sia di Winckelmann che di Schopenhauer, aver negato il grido a Laoconte. Il suo è un grido di profondità che fa tremare il bel portico circolare dove è stato collocato perché si sfogasse. Quell'uomo soffocato e avvelenato a morte da enormi serpenti è un'immagine meditabile dell'umanità di oggi sulla Terra. Questo era Ceronetti. La citazione ossessiva di Laoconte nei contesti più vari può essere semplificata da moltissimi esempi. Ne cito altri due. Uno, un francobollo dell'Unione Sovietica del 1968, in cui Laoconte viene utilizzato col braccio all'antica maniera, forse non si erano accorti che era stato cambiato la posizione del braccio, in una campagna contro i colonnelli greci che avevano appena fatto il loro colpo di Stato. La scritta in russo dice: rafforziamo la solidarietà con i democratici greci. Forse chi ha disegnato questa cosa ha preso questi francobolli, ha preso una statua greca che in Grecia però non c'è stata mai neanche per 5 minuti. A destra invece vediamo un film apocalittico, 28 Days Later, dello scozzese Danny Boyle del 2002, in cui, come vedete, Laoconte incombe nel salone della villa in cui ci sono rifugiati i pochi sopravvissuti a un'invasione di zombie. Quindi Laoconte ha avuto a che fare anche con gli zombie. Laoconte, secondo un critico inglese di cui ho rintracciato la recensione del film, Laoconte è la chiave per comprendere l'intero film, perché è un eroe tragico, e questa citazione deve orientare lo spettatore a capire il vero messaggio del film. Che cosa succede però a Laoconte oggi sulla scena globale del mondo, intriso di cultura classica ma convinto di averla ripudiata per sempre? Ci sono moltissime, centinaia di usi anche adesso. Ne scelgo tre, tutti e tre del 2014. Il primo mostra ancora una volta il cittadino in preda ai serpenti delle tasse. In quello centrale c'è, e viene dalla Cina, è un artista che si rappresenta con i suoi bambini avvolto da Laoconte e se la ride, è tutto contento. Ride e si chiama Laocoon Spirit. Lo spirito di Laoconte consisterebbe nel fatto di non capire nulla della storia di Laoconte. È l'incomprensione di un'altra cultura, potremmo dire, perché la Cina è lontana da noi. E che cosa diremo allora della reclame che vediamo a destra, dove il Laoconte viene utilizzato come appendiabiti per metterci sopra gratuitamente una giacca di questa marca che si chiama Moncler. Qui del Laoconte non importa né il mito né la forma, ma solo il vago riferimento a un qualcosa di vagamente noto che possa servire come appendiabiti per una giacca a vento. E allora anche il Laoconte che fa il bagno, che si mette un cappelletto dopo aver fatto, che so io, un po' di sauna di questo fumetto giapponese, può sembrarci altrettanto legittimo. C'è questo manga giapponese si chiama Terme Rome, le terme di Roma, e come vedete usa statue antiche in questo postmoderno gioco combinatorio. Non sempre però è così. Il mio ultimo esempio cercherà di mostrarlo. È un mural, anzi due murales congiunti in una stessa parete di una casa di campagna presso Orgosolo in Sardegna. Ho rintracciato il pittore Francesco Del Casino, che vive a Siena, e lo dipinse con un gruppo di ragazzi della scuola media locale. Mi baso su una fonte che è lui stesso in un'email che mi ha scritto. Rappresenta una specie di Laoconte avvolto nelle spire di un serpente con la scritta capitalismo. La scritta è sulle spire del serpente. Intorno c'è questa scritta che inizialmente era: viva il governo delle astensioni, che ci dà lavoro, giustizia e libertà. Ora quello che voi leggete è: viva il governo pentapartito, che ci dà lavoro, giustizia e libertà. Qual è la storia? La prima scritta, la viva il governo delle astensioni,
era il terzo governo Andreotti, 1976 fino al marzo 1978, quello che finisce pochi giorni prima del rapimento di Aldo Moro. Era un governo di soli democristiani, ma con l'appoggio esterno o astensione del PC e di altri partiti. Poi fu aggiornato, perché del casino dice nell'85 nessuno si ricordava più il governo delle astensioni. C'era però il governo pentapartito, e il governo pentapartito serviva invece, quindi ha cancellato lui stesso la scritta delle astensioni e lo ha sostituito. Pentapartito. E la scritta diventò così: viva il governo pentapartito che ci dà lavoro, giustizia e libertà. A fianco, vediamo lì a fianco, questa è l'immagine vista più da vicino, c'è la data 1985 fra le gambe, non so se si vede bene, e poi dall'altra parte vedete che c'è una lunga scritta. Questa lunga scritta, in parte distrutta, l'ho potuta gradualmente ritrovare, anche questa con una paziente ricerca. Sono i versi di un poeta operaio, Ferruccio Brugnaro, operaio della fabbrica di Montedison di Porto Marghera, che erano stati pubblicati nel 1975 nella raccolta Vogliono cacciarci sotto. E ve la leggo tutta questa breve poesia, che era riportata integralmente. Non abbiamo dubbi, ora. Ridurrete le nostre braccia a manovelle d'acciaio. Farete battere le nostre tempie elettronicamente, con ritmi di produzione. Distruggerete tutti i nostri muscoli. Ma noi siamo della pazienza del grano. Siamo della fede che sposta le montagne. Il giorno nuovo, compagni, la terra si alzerà tra gli alti forni con le pietre dei nostri corpi. Quindi 75 esce la poesia, 76 del casino dipinge questa cosa, 85 la aggiorna, 93 la aggiorna ancora. E come la aggiorna ancora? Dipingendo un Laocoonte ancora più riconoscibile. Lo vediamo a sinistra, un Laocoonte più riconoscibile che rappresenta la classe operaia schiacciata dalla speculazione finanziaria. Questa volta sulle spine del serpente non c'è più capitalismo, ma speculazione finanziaria. Attraverso due versioni del Laocoonte, i versi di un poeta operaio, questi murales di Orgosolo, oggi quasi distrutti, offrono uno spaccato della recente storia d'Italia dal governo Andreotti III al pentapartito di Craxi del 1985, al primo governo tecnico della storia repubblicana guidato da Ciampi nel 1993. Potremmo anzi dire che si riferisce anche al presente, visto che il presidente Napolitano aveva citato il governo delle astensioni come il precedente delle larghe intese che fino a oggi ci governano travestite da patto del Nazareno. La passione politica di questi murales di Orgosolo è dunque del tutto attuale anche sullo sfondo della situazione politica italiana ed europea del nostro tempo. Ieri come oggi essa trova nel pathos del Laocoonte un'espressione potente ed efficace e mi offre il destro di concludere. Guardando questo attualissimo Laocoonte operaio, vorrei concludere con una domanda e con una risposta possibile. Perché, fra tutte le decine di statue, centinaia di statue di arte greca e romana, il Laocoonte è oggi la più nota, la più popolare? Fate una ricerca su internet e vedrete che ho ragione. Io direi perché la forza iconica di questa immagine conserva la sua carica espressiva e perché, rappresentando in grado estremo e quasi intollerabile il dolore virile, ha pochi rivali nella storia dell'arte, almeno occidentale. Perché questa interazione energetica fra padre e figli, uomini e serpenti, rappresenta bene la libertà dell'individuo schiacciata dal volere degli dèi, del fato, del destino, del capitalismo, della speculazione finanziaria, della politica, di qualsiasi altra cosa. Perché rappresenta bene la complessità dei problemi da cui tentiamo di districarci, le sofferenze individuali e quelle della società e della natura, la nostra solitudine di fronte alla morte e alle forze più grandi di noi che ci schiacciano. E anche quando la fama del Laocoonte sembra svuotarsi, la forma del Laocoonte sembra svuotarsi e si presta a un uso gratuito e improprio, essa conserva ancora, come il fuoco sotto la cenere, il seme della propria grande potenza iconica.
Per questo possiamo scommettere che questa storia di usi e riusi non è finita, continuerà anche domani. E anche per questa forza ininterrotta che vale la pena, io credo, di parlarne ancora, anche qui, anche oggi. Grazie. Ringraziamo il professor Settis per questo bellissimo viaggio attraverso i secoli sulla fortuna di questo straordinario capolavoro. Ricordo il prossimo appuntamento per giovedì prossimo, 5 febbraio, dedicato a un altro grande